Assunta da 2 mesi come badante, ha narcotizzato un anziano di 95 anni perché dormisse tutta la notte in modo da rubargli il bancomat e con questo prelevare contanti per 2.300 euro. L'uomo, dopo poco più di un mese, è morto, anche se l'autopsia non ha rilevato una relazione con il trattamento che gli era stato riservato. La donna, rintracciata dai carabinieri a 10 mesi di distanza dai fatti accaduti, è stata arrestata con l'accusa di rapina aggravata, indebito utilizzo di tessere bancomat e abbandono di persone incapaci. Lo scorso aprile, la figlia dell'uomo, che viveva con la moglie 85enne a Ponte San Nicolò nel Padovano, si è accorta che il padre si trovava in uno stato soporoso insolito mentre era sparita dall'abitazione la sua tessera bancomat. La badante, Maria Pirvu, quarantenne rumena, nel frattempo aveva mandato un messaggio SMS licenziandosi ed era sparita. È stata rintracciata in questi giorni a Due Carrare, dove aveva preso servizio presso la casa di un altro anziano. È stato accertato che l'indagata ha somministrato una dose di farmaco a base di benzodiazepine, denominato Xanax, in maniera preponderante rispetto alle 4-5 gocce che solitamente l'anziano assumeva. Questo ha generato nell'anziano stesso uno stato soporoso particolarmente pesante, che ha anche determinato il suo ricovero per una settimana all'ospedale Sant'Antonio di Padova. In questo contesto, ed è stato questo il motivo della somministrazione, l'indagata ha sottratto il bancomat di famiglia, che era custodito all'interno di una camera, e nella notte appunto tra il 3 e il 4, contando sul cambio dei giorni e quindi la possibilità di poter utilizzare più volte il bancomat, ha effettuato una decina di prelievi per un importo di oltre 2.300 euro. Si è riusciti a rintracciare l'indagata nella giornata di ieri presso un'abitazione di Due Carrare, dove la signora, l'indagata, aveva già ripreso la sua attività lavorativa presso un altro anziano. Ora il timore è che il caso non sia isolato. Noi facciamo appello, ecco, e chiediamo aiuto ai cittadini affinché fossero venuti a conoscenza di episodi legati a questa specifica indagata o anche ad altre persone, rivolgersi immediatamente ai carabinieri e nella fattispecie della Pirvu Maria, l'indagata odierna, di rivolgersi alla stazione di Ponte San Nicolò, proprio per accertare eventuali altre condotte pregresse analoghe a quelle di cui stiamo trattando.